La sesta parte di Harry Potter 7 e i regaletti del decesso, i doni della morte. 6 su 7, dai, gli stiamo quasi, ce la posso farcela. Ricomincia Bus con i tre dell'ave magia, che grazie a Voldemort, che siccome adesso ha capito che Harry gli sta a fare le cose brutte agli Horcrux, ripensa a tutti i nascondigli, informa Harry, grazie alla connessione, che uno è dei Corvo Nero e si trova ad Hogwarts. Allora? Allora cosa? All'altro video, la parte 5, ti ho chiesto come entriamo a Hogwarts. Ah, mo te lo dico, passeremo da Hogsmeade. Ma sarà controllata pure Hogsmeade. Ah, Ron, rimpiango i tempi in cui t'eri dato. A Voldy intanto gli è passata. E come t'ho detto, si è reso conto del pericolo, perché lui era proprio ignaro che Silente o Harry o chiunque sapesse degli Horcrux. Ma comunque nessuno può sapere che è imparentato qui Count e della vecchia casa. L'anello è al sicuro, vero? E ancora più sicura è la caverna in mezzo al mare, con gli inferi e le barchette, le pozioni, tutte cose, vero? E Hogwarts! Hogwarts! Io, l'unico ad averne approfondito i segreti, tutti i passaggi, tutte le stanze! Vero? A volte Fred e Giorgio i malandrini te fanno un culo così. E infatti meglio essere sicuri! Nagina, stamme vicina! Avvitate tipo cinta, via. Anzi no, te metto in una bolla. Qua ce la mette? Non mi pare. E i Malfoy intanto... Che schifo! Hogsmeade! I nostri eroi si smaterializzano dentro il villaggio. Allarme Potter, allarme Potter! Dei fenomeni, cazzo! Ovviamente pure Hogsmeade è controllata! E infatti arrivano 6 mangiamorte a cercarli, 6. Ma non sei il prescelto solo perché ha firmato un contratto con Warner. Lo sei pure perché te capitano le prese a bè. E qualcuno gli dà una mano, facendoli entrare da una parte. Sei tu che hai fatto scattare il coprifuoco? Sì, problemi. E questa è casa mia, e qui comando io. E se entri in piedi è sciavatato. Va bene, ma che non succeda più. Dentro Ron e Hermione trovano il quadro di una bambina tanto caruccettina. Oh, finalmente. E lo specchio famosissimo, a cui manca un pezzettino, che combacia con quello di Harry. Agganciamento, yeah! Ma siete scemi a materializzarvi qua! Lei è Aberforth Silente! Sembrava cambiare argomento, Harry Potter. Il proprietario della testa di James Potter. Porco. James Potter! Chiamata così in onore di tuo padre! Come ha avuto sto specchio? L'ho avuto da Mundungus un annetto fa, perché infatti era di Sirius. E il pezzettino di specchio gliel'ha regalato Sirius all'epoca. Ma Mundungus, fregato tutte cose, ha acquistato della refurtiva! Oso. Ma Albus mi dite di tenetece d'occhio. E infatti t'ho mandato Dobby. Dove sta? È morto. Oh, oso. È in contatto con qualcuno del circolo del pollo magico? Il circolo è finito. Colui che non deve essere nominato manco per sbaglio ha vinto. Non è vero! Silente mi ha dato un compito per casa. Ma davvero? E ti avrà detto che solo tu sei in grado di farlo. Beh sì. E ti avrà detto che sei speciale. In effetti. E tutte cose. Sì. Ma soprattutto scommetto che t'ha detto tutto. Niente segreti. Esatto. No, questo no. Sempre così faceva mio fratello. Te lascia su un prato e te dice: vai, vai e fai quello che t'ho detto. Ma non mi ha detto quasi un cazzo. Vai libero. Vai, vai, vai. Era come mia madre Kendra, incline alla segretezza. Questo era un difetto di Silente. Un difetto, era una peculiarità di Silente. Ma lascialo perde! E vivi sereno la vita che te resta. Come Ignotus, sotto il mantello forever. No, chi si estranea dalle lotte è un gran fio di Lilipotte. Aspetta, ti ha mai parlato di me? O di lei? Lo sai chi è? Samara. Ariana. E che t'ho detto? Tu frasi de merda? Lei era devota. Ma veramente no? E finisce così. Ma finisce così un cazzo! Va ora in onda Blu Potte parte 2. Potte, Potte, Harry Potte, Potte. Eravamo rimasti a quella furiosa lite tra fratelli, qualcosa che non vorremmo mai vedere, soprattutto a un funerale. Ma facciamo un passo indietro. Ariana ha 6 anni, è una bambina come tante. Le piacciono i video su Yuwand e segue Chiara Ferraragog. È una bambina precoce. Di solito la magia si manifesta nei maghi. Indovina quanti anni? E quando te sbagli? Ma lei già a 6 sparava tutte cose, senza poterle controllare. Ed è proprio per questo che in un pomeriggio soleggiato accadde la tragedia. 3 babbani gli emenarono a una dei 6 anni.
L'avevano vista fare le cose magiche e, non capendole, al grido di prima i babbani, l'aggredirono. Il padre desilente non la prese troppo bene e li inseguì, facendogliela pagare fino all'ultimo zellino. La giustizia da solo! Sicuri al castello proprio! Ecco perché il padre morì al gabbio ad Azkaban e non disse niente di Arianna, perché potevano internarla, essendo un pericolo per lo statuto internazionale di segretezza. Come un pericolo? Sì, perché dopo quell'attacco Arianna non si riprese mai più. La magia gli cicciava fuori quando meno se l'aspettava. Non riusciva più a controllarla, tipo Fenice. La famiglia allora mette in giro la voce che stava male, che era fragile, e la nasconde, facendola uscire solo quando doveva fare i concerti. Ma quando lei aveva 14 anni, in uno dei suoi attacchi ammazzò la madre. Paura, eh? E questo è solo l'inizio della nostra storia. Non lo fece apposta. A questo punto subentra Silente, che, come già detto, ha fatto un piccolo passettino indietro, da genio vincitore di tutte cose a badante da sorellina. Ma per un po' andò tutto bene, finché non apparve Grindelwald. Con tutti quei progettoni sul bene superiore, Arianna passò in secondo piano e Aberforth, che era il preferito di Arianna perché gli stava sempre vicino, si prendeva cura di lei, capito come, ok? Non resistette più e rosicò, affrontandoli. Grindelwald rosicò più di Aberforth e lo crucia davanti a Silente, che non la pia troppo bene. E a quel punto, bordello, tutti contro tutti. Si intromette pure Arianna e non si sa chi dei tre, tra le magie che rimbalzavano, una la colpì uccidendola. Questo, signori, è l'efferato delitto di Godric's Hollow. Una preghierina d'Arianna, piccola Angela. Capito com'è andata veramente? Capito che tipo era Silente? Silente era bravo! Al film quello prima, quando beveva la pozione, ripeteva: fai male a me, no a loro! Arianna! Nei suoi deliri vedeva Grindelwald. Ma come fai a sapere che ti voleva bene e non sei solo un sacrificino pezzo di carne? Non è questo il punto. Anche se lo fossi, qualcuno deve pur farlo. Ogni tanto bisognerà pensare pure a qualcos'altro, oltre a salvarsi il sambuco de culo. Lo devo fare. Lo sai perché? Perché? Per il bene superiore! Aberforth s'arrende. Sai cosa fare? E Arianna se dà. Dove l'ha mandata? Che te lo devo dire? Mentre Arianna va a fare le cose sue, è il momento di un'altra scena tagliata. Yeah! Yeah! Faccio proprio tutti sti video, wow! Guardiamo pubblicità. Harry, Ron, Hermione e i quadrati verdi parlano con Aberforth sul fatto che l'ordine sia finito, eccetera. E Aberforth continua a parlare un po' male di Silente. Fine. Niente di che, potevo non metterla manco io, Ma PS precisi, bus! E pignolo. Un'ultima cosa, dimmi, ma pure lei è nato dai cioccorane? Arianna a ritorna con Neville! Bravi che hanno messo l'effetto! Che torna con lei dentro al quadro, guardalo! Poi quando il quadro si apre, c'è il vero Neville! Figo! Questo passaggio non c'è manco nella mappa del malandrino, perché esistono solo... Indovina quanti passaggi segreti? 7. Ma ragazzi, esistono anche altri numeri, E li hanno chiusi tutti. I mangiamorte quando hanno preso il potere. Tra l'altro, uno di sti passaggi segreti, come mi avete fatto notare, sbucava dentro una statua di Boris il Basito. Cioè, proprio Boris si chiama. Il Basito, con ci credo, Boris l'F4. E chiacchierano un po'. Come va con Piton, preside? Ha fatto anche delle cose buone, dai. So i Carrow che ne fanno poche delle cose buone. Va. Te l'hanno fatto loro? Sì, perché mi sono rifiutato di cruciare i piccoli angeli del primo anno. Oh, empatizzi con i tuoi genitori perché è esattamente quello che è successo a loro? Non ci avevo pensato, ma grazie. Mo' m'è presa male. Prego, cammina, indovina dove sbucano? Nella stanza da roba che te serve! La stanza dei necessità. Ed ecco perché il passaggio non è segnato. Perché l'ha creato la stanza quando Neville ha pensato me devo da. Ma guarda un po' proprio la stanza dei necessità! Adibita al rifugio per la Resistance. La Resistance mi fa... Perché appunto a Neville gli serviva un rifugio e puffete! Ah, ma che bagni, eccetera. Non te lo fanno capire, ma sa che questa è la stanza delle necessità. Regà, guardate chi vi ho portato! Harry Potter! Wow, Harry Potter! Avvertono tutta gente. Il fulmine ha colpito.
Oddio, ma la cicatrice, dice, a forma di saetta? Il fulmine ha colpito? Ha colpito me! Il fulmine del cringe! In faccia pieno! Allora, che famo? Cacciamo tutti i mangiamorte dalla scuola? Sì! No! Come faccio a dirgli di cercare qualcosa senza dirgli cosa? Perché Silente mi ha detto di non dirla a nessuno? Harry, gli fa la silentata! Ma digli le cose! Ma Silente ha detto che... Sti cazzi! È fallace, Silente, l'abbiamo capito! Se era sbagliato! Di le cose a questi che rischiano la vita, forza un po'! No! E vaffancrocrux! Stiamo cercando qualcosa! Può essere che appartenga a Corvo Nero. C'è il diadema perduto! Ma è una leggenda! Ma che cazzo sta a dire? Ma te pare che esiste? È sicuramente quello! Meno possibilità ce so che esiste una cosa, più Harry ce crede. Ma che cos'è un diadema? È tipo una tiara. Non ho capito. Un serto. Sì, mo esiste come parola, serto. Una coroncina. Ah. Buoni tutti che c'è il momento reunion. Harry, complesso edipico da cui devo liberarmi. Ci sarei anch'io. Tuo fratello. Sorellina? Oh, ce n'è una fracca dei fratelli, ma c'è un solo Harry. Che c'è? Piton sa di sapere. Ma che co... del diadema non ne parlate? Vedemo. Cambio scena. Il Noppi scorre potente in loro. Ordine o rivoluzione? Il collegio. Nella scena che hanno avuto l'accortezza di tagliare, in mezzo alla folla c'è pure Harry. Ma che quello non lo vede che c'è Harry Potter? Che li sta apposta controllando. Ah, il mantello. Ma fategli usare sto mantello. Vediamo pure Piton. Ciao Piton. Che sa. E cerca Harry Potter per consegnarlo al signor oscuro. Proprio. Insomma, chi l'ha visto? 100 punti a chi l'ha visto. Se non me lo dite, vi punisco! Eccomi, ti è! Ma che... Harry se svela! Ma che cazzo fa questo? Ma dove? Ma sta buono! Devi andare a vedere la statua di Corinna, Corvo Nero! Corfa maledetta! C'ho una vada che d'avra col nome tuo sopra! Si aprono le porte! E becca! Civil War, per cortesia, si levi dal cazzo, bus! Sei una riunione de condominio! In petto a questi! Tutti ci stanno! Kingsley, Lupin, Tonks, gli Weasley, l'esercito di Silente, l'ordine del pollo magico rimanente, i Denver Broncos, anche un redento Percy, che t'avevo detto aveva litigato con la famiglia, vabbè, mo è ritornato. Tutti! Come osa stare dove stava lui? Te regoli! Sto a mezza stanza, Harry, manco a dire che sto sulla sedia sua. Lo dica a tutti! Come lo ha ucciso? Un uomo che si fidava di lei! Non mi pare il caso, Harry. Lo dica! Vabbè, allora, stavamo sulla torre, ma ha fatto Severus Blitz e io tra... E la McGranit si intromette. Uffi però, hanno tagliato il pezzo dove uno dei Carrow, quelli di cui parlava Neville, gli sputa in faccia la McGranit. E forse hanno pure fatto bene a tagliarla. Ah, signora, non è carino. Ma è bello perché Harry stava sotto il mantello e se leva il mantello apposta per difenderla, Harry sbrocca. Bravo, Harry. E lo crucia. Un po' troppo, Harry. Ma Harry è così, se incazza. Lascia perdere Harry Family Friendly qua. Via col duellone. Inguettina de fuoco. No, e invece sì. Blitz stop. Tiè. Medo. Sì, vabbè, ci sono voluti la McGranit, Vitus e Sprite insieme per farlo scappare. E la McGranit gli grida pure: vigliacco! Tasci ostra 3 contro 1, vigliacco io. Ognuno c'ha le sue corpe, dai. Ed è l'unico che vola tra i mangiamorte. E la McGranit si stupisce. Volano solo Porti e Piton. Naga Piton. Ma ok, Piton si congela, cacciato a calci stupeficium in culo. E a quanto pare aveva spento le luci. La McGranit le riaccende e a tutti gli piabbè. Yeah, tutti bravi, tutti Stark. Inizia la battaglia di Hogwarts. Subito, tagliata la torre di Corvo Nero. Ma vabbè. La sala comune di Corvo Nero è in una delle torri di Hogwarts. Ha senso, i corvi sulla torre. Fine. Per adesso. Attenzione, il mancamento. Ragazzina che strilla. Che scemo? Ne parte un'altra. È una malattia araba. 7 volte morto nella testa. Ho un problema nella testa, la sento parlare. Ogni tanto parte una voce che fa: da Harry Potter, da Harry Potter. E come diceva Steve Orvolo Jobs: stai mangia, stai morte. Eccolo, regà, pigliatelo. Maledetta. Oh,
Pansy Parkinson, mi sono sbagliato all'altro film, non Millicent, scusate. Vole vende Harry Potter e tutti i Grifondoro han fame! Seguiti poi dai Tasso Rosso e Corvo Nero. Grazie ragazzi. Studenti, fuori dal letto, punizione! Ma ancora qui stai. Voldemort non ha sterminato tutti i Maghino quando ha preso Hogwarts. E tutti. Ormai Gazza Comic Relief dichiaratissimo. Già che ci stai, porta via i Serpe Verde. E dove? Nelle segrete. Yeah! Ma ie cosa? So compagni vostri. Qua la McGranite fa scegliere i maggiorenni di tutte le case da che parte stare. E il resto evacuati dal passaggio di Ariana. No che rapisci gli studenti. Ok, allora Serpe Verde, chi rimane a combattere contro Voldemort? E se ne vanno tutti nelle segrete! Oh, non rimane nessuno! Te dici uno, due, ci staranno contro ste idee del puro sanguismo. Zero! Ce ne fosse uno come Regulus! Vergogna! Invece qui li imprigionano a caso. Che è proprio una cosa che Harry dice Silente non lo farebbe. Per questo non lo fanno? Vabbè. Tra i Corvo Nero rimangono in... Siamo intelligenti, volemo vive. Tra Tasso Rosso invece un po' di più. Bravi Tasso Rosso! E i Grifondoro quasi tutti i maggiorenni rimangono. Perché sempre tra i maggiorenni stiamo a parlare di scelta, eh. Potte, che devi fare qua? Devo cercare le cose. E allora vai, no? Ci pensiamo noi. Grazie! Moriremo per te! No, regà, così mi vi all'ansia. Tutti che corrono, pure i quadri. Perché correte? Che ne so, corrono tutti. Lo fanno per incitare gli hogwarziani. Taglie le secche! Il trio chi crepa fra un po' io... si riunisce. Che volete, regà? C'ho tempo. Ron ha un'idea. Allora prendemosi 5 minuti, mettemosi a sede, via qua. Tutto il tempo che vuoi. Penso di sapere come distruggere gli Horcrux senza la spada. Ma cosa mi dici mai? Sto fermo e sto a fare cose, eh. Che bello. Vabbè, io vado nella sala comune del Corvo Nero. Sai dove sta? No. E allora? So segrete. Tutto segreto. I maghi così fanno. Fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni. Così poco. Lo accompagna Luna e voleva accompagnarlo Cho, ma Ginny... potete metterlo sto pezzo, no? Una roba che vi piace tanto. Alla piccoli problemi di Horcrux. Ci avete costruito il quarto film sui teenagerini. E infatti ecco Luna, che però arriva a caso. Passava di lì, toh, il prescientissimo. Non è che Harry va a caso così, cercava la sala comune. E Luna deve venire a caso, cioè allora è Luna che ha salvato il mondo. Rendete la gente rincoglionita, i pretesti di trama, i buchi. Che se non era per Luna che passava di lì a caso, questo non salvava il mondo. E andiamo. Andiamo! Harry? Guarda però come contrasta bene col grigiume degli altri. Professoressa, possiamo farlo davvero? Sì, ma dimmi il soggetto de cosa! Farlo esplodere! Allora è vero che non imparate un cazzo l'italiano, la matematica, ma solo le magie. Analfabeti funzio magici! Sì, fatelo schioppà! E come famo? Simus, è il momento da sottotrama tua! Lo sai sì, che tu sei chi ci fa un culo così. Uso sì, ma perlomeno rallenteremo Voldemort. Ah! A detta il nome, infranti incantesimi di difesa, morti tutti, fine. No, attenzione, l'incantesimo che divenne Memino. Pietrotum Locomotor, ciuffe ciuffe. Andate e difendete i confini. Voi siete lo scudo che protegge i domini dei babbani. Gli fa proprio il discorsone da generalessa. Oh, bravi, bella scena. Ho sempre voluto usare questo incantesimo. Perché? A caso durante la guerra, la tragedia. Ma per i bambini. Ah! C'è pure il maestro Beppe Vitossicchio. Un graditissimo ritorno. Che spara le magie quelle serie. Nemicus possa via. Non te penso popus. Oh, anche l'umacorno. Non c'entro niente bus. Non voglio sapere niente. E Molly. A caso Popo, con la divisa standard da casalinga, quella de nonna, in mezzo ai professori, a me mi fa ride, scusate. E tutta una patina tipo Cookie ricopre Hogwarts. In tutto questo, anche Pix sta dalla parte loro. Pix! Sì, l'hanno tagliato, me l'avete detto, che non lo nomino mai, ma era tagliabile alla fine. Non mi sono mai lamentato apposta. Non sto qua a lamentarmi di tutto tanto per farvi ride. Cioè, io mi lamento delle cose che mi fanno rosicà. Se mi tagli la roba che c'entra qua la trama, per far capire le cose, o i personaggi seri, rosico. Pix è una sottotrama comica del libro proprio, quindi pensate, era tagliabile. Harry va verso la torre Corvo Nero, guidato dal suo spirito guida, che ne so, che è un maiacervo. Ma che ne sai dove sta? E Luna lo stoppa. Luna, stopper.
Harry, aspetta. Luna, c'ho da fa. Harry, no. Dai, Luna, sapello te lasciamo a Villa Malfoy, Harry Potter, dammi retta. Mi dica, signorina Lovegood, per carità, cosa ha detto Cho sul diadema? Non c'è anima viva che l'abbia visto. Su che base dici Cho? Eccome. Te levi? È finita tra voi. No, Harry, parliamone. Allora dobbiamo parlare con i morti. E basiti davanti al campo di battaglia. La seconda guerra mondiale, sempre contro Voldemort, sta per cominciare. Luna intanto fa tutto, pure quello che dovrebbe fare Nick, perché Harry, vedendo sto benedetto busto di Cosetta Priscilla Corinna Corva Maledetta Corvo Nero col diadema, per vedere com'è fatto, pensa che non si sa più niente a memoria d'uomo. Ma chi campa più de nomo? I fantasmi. E va da Nick, che gli dice di... Lei... Pronomi ovunque. Che poi è bellissima la sala comune Corvo Nero. O so divago, ma so cose belle e te lo voglio dire. La sala comune Corvo Nero, per entrarci, c'è la parola d'ordine. La parola d'ordine. Noi siamo svegli. Qua devi rispondere a una domanda. Tipo, cosa è nata prima? La fenice o la fiamma? Eh? Eh? Per te? Non lo sai? Non vai a dormire. Penso che la risposta sia che un cerchio non ha un inizio. Brava! Ma che vuol dire? Stiamo alla filosofia, alla filomagia. Ma è il ragionamento l'importante per la porta. Non lo so, guarda, so troppo scemo. Ho il dubbio, era Grifondoro o Serpeverde. Namo! E infatti a questo pezzo c'erano anche i carro che sputavano alla McGranit, quello che ti ho detto prima. Namo dal fantasma Corvo Nero, che è... Elena Corvo Nero, la figlia di Corinna Priscilla Cosetta. Mi ricordo di te. Beh, che onore. Quando ci siamo visti? Al secondo film. Ma hai trattato de merda. Posso spiegare? Te dico niente. Fine. E lo vedi? Te l'avevo detto. È quello che te meriti. Quindi lei è una figlia d'arte. Deve essere stato un onore. Invece faceva schifo. Torna qui, please. Micio. Corvo. Ma come si nasconde? Ma lo vedi? Ma lo vedi che è un'anime? Ma dove vai? Vieni qua. Tu cerchi il diadema di mia madre. Subito al punto. Bene. Luna è tanto brava. Mi tratta bene. Non come gli altri. Ma la signorina ha dei danni cerebrali. Ma perché è così timidina? Strana. Ma che? C'è già Mirtilla come fantasma impresa a male. Anche tu sei cattivo. Scus. Mi stanno a via voce. Non riesco a dire scus. Senti. Scus. Io lo voglio distruggere. Il fantasma si ferma e te spiegano un cazzo. Spieghino del muori numero 666. Come Voldemort si fregò il diadema. La dama grigia ad Harry non gli vuole di niente. Come non ha detto niente a Silente. Ma non si sa perché, a una certa, co Harry se sfoga. Lei ha rubato il diadema della madre perché voleva superarla. E fuggì via. Ma la madre nascose sta cosa per proteggerla. Sempre ste madri che proteggono. Passa del tempo e si ammalò. E mandò un uomo, da sempre innamorato di lei, a cercarla per riportarla indietro, sapendo che non si sarebbe mai fermato. Era innamorato della figlia e infatti la trovò. Ma lei gli disse... L'uomo la prese male. Non è che non la prese troppo bene. La prese male e l'ammazzò. Ma è femminicidio. Poi, preso dai rimorsi, si suicidò e divenne il barone sanguinario, il fantasma della casa Serpeverde. Ma immagino i corridoi, l'imbarazzo vero. Salve. Ma che per caso pensi ancora a quella storia che mi hai accoltellato un petto? No! Ma poi arrivò Tom, che gli diceva che il perlaceo le donava, che se fosse stata al potere avrebbe fatto leggi a difesa dei puro sangue. Cosa? Delle donne contro gli sporchi mezzo sangue. Chi? Questi stalker sanguinari. La cappottò molto alla Kira Sawyer e quindi lei gli rivelò dove era nascosto il diadema, e cioè in Albania, dove si nascose quando era una scoregina. E la notte che venne a Hogwarts per incontrare Silente non era per cercare il diadema, ma per metterlo a scuola. Ti ricordi la sera che è venuto a chiedere lavoro? Sapeva benissimo che Silente gli avrebbe fatto... Voldemort intanto ha riunito tutti gli amichetti sua, con la chat privata loro, il gruppo Telemark. È passata mezzanotte, termine massimo della resa, ma nessuno gli ha portato il prescelto. How could this happen to me?
Che tristezza per tutto il sangue puro che verrà sprecato. Otoos avrebbe qualcosa da dire. Ma era una cazzata, mi sono risposto da solo. Scus! E parte l'attaccone ad Hogwarts, che sembra più un documentario su a riproduzione. Gli spermatozoi vanno tutti verso l'ovulo e si compie la magia della vita. Ma dai! Ma hai crepato tutto il barrierone! Tu vuoi che io lo distrugga, vero? Un altro giuro di farlo. Veramente no, ma ok. Tom Riddle. Tommaso Indovinello. Che cazzo de no. Ma lui ci fece le magie cattive! Signorina, si calmi? Ma lo vedi che lei non sta bene? Manco gli potete le pillole, che è un fantasma. Le goccine che la calmano. Ah. E qua è lei che gli dice tutte cose dove ha nascosto l'Horcrux. Ma è Harry che ci arriva da solo! Ma che ne sa lei? Anzi, secondo Voldemort, proprio nessuno sapeva della stanza dei necessità. Versione la stanza nasconde ma non ruba. Harry c'ha un flash perché aveva già visto pure questo fantomatico diadema sopra un vecchio busto di stregone, quando lui nascose il libro del principe al film quello di prima, proprio in una cassettiera sotto a sto busto che c'aveva sto diadema. Ma tu guarda a volte le coincidenze. Harry lo nasconde lui da solo senza Ginny. Non lo ricordavo, avrei dovuto dirlo all'altro riassunto. Harry scambia le copertine tra un libro nuovo e quello del principe e gli dà quello nuovo e sta dentro sta cassettiera con sopra sto busto, con sopra il diadema. Voldemort pensava ad essere l'unico ad aver carpito i segreti segretissimi di Hogwarts, come la camera dei segreti o la stanza delle necessità. Ma io qua mi chiedo, va bene la camera dei segreti, ma la stanza delle necessità versione la stanza nasconde mano ruba? Se pensavi di essere l'unico, Voldemort, ma chi l'ha portata tutta sta roba? Altri studenti? Ma te sei fatto due domande, Voldy? Non è che l'ha scoperta un sacco d'altra gente? Cioè, comunque ha senso, perché Voldemort necessitava di un nascondino. E quindi via alla stanza delle necessità. Se devi chiedere, non lo saprai mai. Se lo sai, devi solo chiedere. Ok, grazie. Se potresti saperlo, dovresti dover chiedere. Che? Se non lo sai, ma è il sentore che potresti sapere quello che non potresti chiedere. Sì, sì, arrivederci. Vada in terapia, sarà più felice. Si fidi. Durante la battaglia, intanto, Kingsley ci crede una cifra. Ci pensiamo io e Remus qua. Kingsley ci crede un po' di meno. Manda tutti, ci serve aiuto! Fred e George condividono gli ultimi momenti parlando caruccetti. E Ron è davanti alla camera dei cazzi dell'Alt. Apriti sesamo. Ma Harry parla nel sonno. No, l'hai sentito al film prima, al pezzo del medaglione. Ma ci prendi per il culo? Ma che sogna il serpentese? Ma poi scusa, così apri la camera imitando il serpentese? E certo. Ah, interessante. Metti un attimo il braccio così. Ma va a cagare. Questo è troppo comodo, dai. Troppo. Se può fa. Ma scusa, ma allora ti metti a parlare con uno che sa il serpentese? Te fai di tutte le parole, lo impari come una lingua. Ma io pensavo fosse una cosa più insita nella persona che sei affine ai serpenti. Ma va, cioè, ma così l'audiolibro impara il serpentese? Ma dai, accettalo. Lo accetto. La coppietta maghetta in bocca. Quanti ricordi. E infatti mi ricordavo più grande sta porta. Intanto ad Hogwarts la battaglia in furia. Il campo di Quimbritz, no. Galbadia, il quasi prescelto contro tutti. I ghermidori provano a passare e in 2-3 fanno la fine di Thanos. Regà, no, troppo drastico. Mica ammazzano la gente così, eh. Sono i mangiamorte, so così cattivi. Cioè, diventi polverina se passi a barriera. Ma che è una maledizione senza scus gigante. La barriera Avada Kedavra. E riecco questo che se guarda Neville. L'hanno fatto importantissimo al posto dei Greyback. Ma poi di mette Greyback un illo a Lupin, cazzo. Così capivi chi aveva azzannato Lupin. Ron intanto se batte una zanna del basilisco. Attento! A posto. Oh, te fanno vedere la scena. No, questo è bello. Nel libro la racconta solo a cose fatte. Bisogna zaccagnare la coppa. Tocca a te il mio. Uno per uno. Improvvisamente Nettuno. Perché la coppa avrebbe da ridire. Ma invece no, un po' di tensione, tanto per lo spirito di Voldemort si manifesta come acqua, ma senza fa niente. Ma che è la mummia? Voldemort capisce, perché se Torino non sento un cazzo. E Ron e Hermione, dopo 7 film e mezzo e 6 libri e 3/4, fanno mla mla mla. Oh, bravi! In teoria il fattore scatenante fa troppo ride perché è il crepa.
Lo vedi che era da mettere sto crepa al comitato per gli elfi di poveri abbrutiti. Perché Ron pensa agli elfi. Andiamo a liberarli. Quelli che lavorano a Hogwarts. Per farli combattere. No, per non avere altri Dobby. Hermione. Ah, bacettino. Ma comunque lascia fare gli elfi. Che quelli menano, te s'attaccano i carcagni con le mannaie e i pugnali. Cioè, combattono pure loro, infatti. Sono cattivissimi. Mi aiuterai anche col crepa? Non esageriamo. Ok, viva gli elfi. Mi piglia bene. Pure a me. Voldy intanto l'humus maxima tutto. E il Kekkai si sfragna. Possiamo vedere Tong Sosha che si ricongiunge a Lupin. E invece no. E invece sì, nella scena tagliata. Dove si abbracciano. Oh, godete questi momenti ora che potete. Ma Ted, il figlio, chiamato in onore del padre che è morto, sta con Andromeda, la madre di Tonks, rimasta sola, porella. Piccola parentesi, visto che Andromeda Tonks non si vedrà mai, è uguale a Bellatrix, ma più caruccettina, con la faccina più dolce. E Harry, la prima volta che la vede, prova a attaccarla. Cazzo fai a mia madre? Scusa? Io voglio sta qua con te. Ma hai ragione. Cosa potrà mai succedere? Torniamo da Voldy che spacca tutte cose. Ma oh, che dolor. Ma scossa, che c'hai? Deve succedere sempre qualcosa di strano. Non è che è la gente che ragiona, no. La bacchetta sfrigola. C'è qualche cosa che non va. Scabior capisce che l'incanto trita documentibus è svanito. Neville pure. Namo! No! I ghermidori c'hanno una mira peggio di Stormtrooper. I ghermidori, lisciatori. Neville, un incantesimo, c'entra la TNT. E vabbè, esplodono tutte cose. Perché nella scena tagliata Seamus aveva preparato le bombe, circondato dal green screen. Seamus! Oh, ha fatto? Oh, sì. Fine. Sono un po' del cazzo ste scene tagliate, eh. Ma io te le dico tutte. E quindi tutte cose fanno boom. Faccia del cattivo classica che fa: ah, mannaggia, addio Scabior. Insegna agli angeli a rubare la scena a altri angeli. E il quasi prescelto te fa il pezzo alla Die Hard con le esplosione e spal... Neville no! Neville sì! Pluriomicida! Ma non ne risente psicologicamente. Ho ucciso tutta qua gente. Erano cattivi, sì. Ma chi sono io per togliere la vita? Dai Neville! Ammazzali tutti! Sì, sono fico! I mangiamorte avanzano verso Hogwarts. E i giganti joinano il fight! Gli hogwartsiani si ritirano con un piano sequenza bello. Gli studenti minorenni in teoria ancora stanno a scappare. Ma se sono dati tutti al passaggio, Voldemort va pure dato tempo fino a mezzanotte. Ancora qui stanno a far da bersagli e schiostaggi. Harry e Ginny si ribeccano un'altra volta. Amore mio, come stai? Tu come stai? E Neville. Ciao Neville. Bella raga. Che c'hai Neville? Ho appena ammazzato un mare di persone e penso di avere un esaurimento nervoso. Forse dovrei parlarne con qualcuno o ammazzare tutti i mangiamorte. La seconda che hai detto. Sì! Vado da Luna. No, i mangiamorte. Direziona la rabbia verso i mangiamorte. No, no. Sono pazzo di lei, meglio che vada a dirglielo. Sono piccoli problemi. Ma non è vero niente. Non lo dice proprio mai. È sposato con Anna Abbott, tra l'altro. Le teenagerate a caso, viva l'America. E appunto va. Nati da un anatema. Vai a salvar mondo per cortesia. Invece di pensare a donna nana, anche se è più alta di te. Donna nana che abita alla tana. Casa vostra, rispettabilissima. Con sta architettura particolare. Abuso edilizio de merda. Via! E i serpeverde pure fanno via! Ma non stavano nei segrete! Sì! E infatti, in una scena tagliata, Gazza augura la buona notissima ai serpeverde. Mio padre lo verrà a sapere! E fate bene! Questo è sequestro di persona! Puro sangue! Peggio ancora! Come t'ho detto, li fanno andare via! E loro tra l'altro joinano Voldemort. Lasciateli nelle segrete! Bravo Gazza! Metti Rest of Customer, su! Hop hop. Ma esplosione! Lo so, raga, sono 10 minuti che esplode solo roba. La striscia di cazza. No, no, un po' troppo. No, cazzo. E se danno tutti. Sì! Why are we still here? Just a second.
suffer. E in tutto questo arriva Draco, che se porta via Tiger e Goyle. No, Blaze? Zabini? Perché? Zabini e Goyle? Perché l'attore che faceva Tiger a quanto pare se fumava i mandragore. E ok, ma chi se ne frega? Mi va in vacca tutta la scena dopo. Lo sai che c'è? Mo tu sei Tiger. Chi se ne frega? Tanto non ve si riconosce. Io sono dovuto andare a cercare per capire chi era Tiger e chi era Goyle. Tu sei Tiger. Harry arriva davanti alla stanza da roba che te serve, che mo è il rifugio. Quindi devono uscire tutti prima che si possa trasformare un'altra volta. E tutti sono usciti. E ok, l'ultima ad arrivare è la nonna di Neville. Perché arrivano tutti! Se si vedono bene, se no te lo dico io, tranquillo. E allora Harry pensa: mi serve un posto, nasconde la roba, mi serve un posto, nasconde la roba, mi serve un posto, nasconde la roba. E puffete! Ron e Hermione intanto vanno in giro con la mappa del malandrino. Non lo troveremo mai con questa. Ecco. Cazzo, Ron è la mappa 3D in tempo reale della scuola. Meglio di così. Ma non si vede più che si è imboccato nella stanza delle necessità? È vero. Wow, che bravo. Ma l'hai detto tu l'anno scorso. Hai ragione, l'ho detto. Tutto bene, Ermio? Sì, ma sono chiuso un attimo. Sai quando fissi in punto e va in trance, tipo? Probabilmente in questo momento sta morendo un mio parente. Vogliamo annà? Ah, sì, giusto. Ermio! Geniale. Ma geniale cosa? L'hai detto tu l'altro anno. Niente, dopo il bacio Hermione è cottissima. Sta, siamo giocata. Harry imbocca nella stanza e vaga alla ricerca del busto di mago che aveva già visto. Passa pure l'armadio svanitore, l'esame gufo in falegna magia de Draco. Ma dove starà mo sto diadema? Falla ritrova. La stanza da disposofobia questa è. In teoria Ron e Hermione stanno con lui, ma arriveranno, spero. Lui però qua, l'Horcrux, lo sente. Il senso di Horcrux pizzica. Ma tu ci sei già venuto qua dentro. Lo dovevi sentire pure le volte prima. Vabbè. Ed eccolo qui. Non sopra il busto del vecchio. Vabbè sti cazzi. Pronto per essere lootato. Un ingegno smisurato per il mag e donno grat. Bene bene. Ci stiamo appropriando di oggetti non suoi, eh? Favorisca i document. Dacci il diademo. Cheat Tiger, che taglio. Diademo. Ti consegneremo a tu sai di chi sto a parlare. Che ci ricompenserà. E non ucciderà la mia mammina e papino. Ma allora perché non gli hai detto niente a Villa Malfoy? T'avrebbero ricompensato lì. Perché non voglio avere niente a che fare con sta roba. Volevo solo fare lo snobbettino viziatino. È la colpa così grave. Fatemi causa allora. Forza Draco, fallo secco. No, l'oscuro signore lo vuole vivo. Non ti do più retta, Malfoy. Tiger, perché lui è Tiger ora, si ribella a Draco. Tu e il tuo papino siete finiti. Siete out. Dillo, di la frase tua. Lo dirò a mio padre. E sti cazzi. Ecco Ron e Hermione. La sporca mezzo sangue. No, in teoria sono Mad Blood. Avada Kedavra. Tiger tenta di ammazzarla Hermione. E no, e no. Dopodiché, non contento di questa cattiveria, pronuncia anche l'incanto Copius Meminus. No, allora Harry cerca di recuperare l'Horcrux che è volato via. No, no, lascia perdere l'Horcrux. Adesso te gonfio come una pluffa. Harry, quando prona ammazza Hermione, se incazza. Hai capito? Harry è forte. Vaffanculo l'Horcrux, famo del male a questi. Cioè, hai capito? Vabbè, vai. Arrampicata. Un doxy. Violenza su creature magiche. Ecco qua, preso. È stato facile. Una cosa che va bene finalmente, dai. Ma se ti volete sta musichina. Via 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 via. Tutto fuoco dappertutto. Tiger ha praticato l'incanto Dracrascaz. Ardemonio. Ditelo il nome. Ardemonio si chiama sto incantesimo, che è una magia oscura di livello molto alto. E infatti non riesce a controllarlo. Vai Gorfugone le scene d'azione. Questo separa guaguamenti. Sì, contro l'Ardemonio. Evapora subito. Scappa, 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 scappa. Trovano delle vecchie scope. Ed è subito filmuno che le chiavi. Solo che mo c'è da acchiappare le persone. No. Sì. Così alimenti i traffici di esseri umani. Scafista, scopista. Malfoy, Tiger e Blaze lottano per la loro vita. Che c'è Malfoy? Un po' di fuoco. Sta a fa la fighettina. No, è voglia di vivere. Ma Tiger gna fa. Si è svampato, signor Butro. Tiger! La roba da lui costava poco.
Eccoli! Riescono a acchiapparli e a uscire. Molto convenientemente, poi, l'Ardemonio è un'altra delle poche cose che riesce a distruggere un Horcrux. Quindi Harry si accorge che il diademo è carbonizzato. No, zanna e basilisco, zaccagnata, scorreggina d'inchiostro. Ma perché? E poi lo tirano dentro l'Ardemonio. Bah, stavolta Voldy si manifesta come fuoco. Ma che so, gli elementi. La mummia per davvero. E abbozza, capisce un'altra volta. Che ridendo e scherzando è rimasta solo una genie. C'ho qualcosa in faccia? Ah no no. Mio signore, posso dire la cosa di prima? A volte che d'avra! Otous, primo ministro, muore così. E vabbè, non mi interrompere quando soffro. Vieni Nagini, stavolta te devo bullizzare per davvero. Subito. Gina, è lui, lei, l'ultimo Horcrux. Guardagli dentro, Harry, trascialo. È dentro una casa fatiscente, una stamberga con Lucius, che consiglia spassionatissim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 amente di fermare un attimo la guerra mondiali, perché può essere che te seccano potte. Ci tieni tanto a farlo personalmente? Non è che me lo dici solo per poter cercare tuo figlio? No, 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 ma cosa dici? Relazionissime, le Gillimans. Voglio cercarmi figlio, voglio cercarmi figlio, voglio cercarmi figlio. Sarà Harry Potter a venire da me. Lo capisci? Lo capisci? Come non lo capisco? Certo, certo. No, Harry lo capisce. Portami Severus. È il momento del big reveal vero. La battaglia prosegue e qui c'è la peggio gente che non te fanno vede, te lo dico io. Oltre agli studenti di Hogwarts, l'Ordine della Fenice, l'Esercito dei Silente, gli Elfi dei Cucine, che mica sono scappati, come dice Ron, scappare. Difendiamo il posto di lavoro, anche se non ci pagano. E a capo ci sta Creecher, per Padron Regulus, difensore degli Elfi, membro onorario del Crepa. E zaccagnano gli stinchi, con lo sguardo cattivo, ma to che dolor. Non fotti con l'Elfi, so cattivi, bravi, ma cattivi. C'è Grop, che si mette a combattere coi giganti, ed Eren muto, Hagrid. Eppure i fide Aragog. Dalla parte dei mangiamorte però. Bastardi traditori. Hagrid, tacci tua. Chi difendi pure. E infatti lui ancora a difenderli. E Hagrid? Al grid. Te no piccini, ci fate del male. Se butta in mezzo a loro. Che bravo però Hagrid. E Harry no, sta buono, perché rischia di essere mangiato, un bordello. Perde pure Hagrid, capirai. Ci sono gli inferi, i cavalieri senza testa del complemonte di Nick, che hanno tagliato come la testa. Poi ho mai capito i fantasmi. Sono intangibili ma afferrano la roba. Ma allora ma fate combattere solo loro, sono potentissimi. Come si dà Nelis. I centauri, i dissennatori, la Kuman che tira le sfere di cristallo in capoccia e mangia morte. Unica funzione utile di quelle sfere? Cioè, proprio di tutto! E la tragedia è resa abbastanza bene. Un gigante, intanto, che ha fregato l'arma al demone da titanite, suona una campana. E si aprono i cancelli per la fortezza de Sen! Girano l'angolo e vedono Greyback, che si ha una studentessa. Maniaco! Gli attacca a lupo mannarite! Ma chi è? Lavanda Brown! La rivale d'Ermione! Ermione è brava! E la salva! Anche se Lavanda Brown in sta battaglia ce more! Da quello che ho sempre capito io. Mo questa è un'altra cosa. La Mundungus sarà bella, che sto a flashare. Però rimane lì, mezza agonizzante. Cioè, da quello che ti fanno capire, secondo me è morta. Però c'è gente che mi dice di no. Quindi in forse c'è ancora un dibattito su questo. Eroina vera, ma poverina! E Ron 5 minuti fa ha baciato pure Ermione! Addio Lavanda, insegna agli angeli l'amore ossessivo compulsivo. Ecco i dissennatori, vai col Patronus, Harry, fino a me. Aberforth. Ma che era quello? Era accettabile al film 3 perché c'era pure la bestia che stava ferma, mo capirai. Metti a fa bestia che carica i dissennatori in casino. Ma dove sta la capra? Il Patronus suo è una capra ovviamente. Eh? Dove sta la capra? Capra! Vabbè, a CGI costa. Alla stamberga strillante ci arrivano da una vietta. Ma che già sorriete di Hogsmeade? Ma poi il platano picchiatore? Passano dal platano ovviamente, dal passaggio e dal terzo film che usano. Vabbè, stiamo alla stamberga strillante. E alla fine della sesta parte, tutti i personaggi e le creature magiche che abbiamo imparato a conoscere in 7 libri sono qui a gonfiarsi de botte. Cosa vuole Voldemort da Piton? Come finirà la storia del passato di Silente? E come sarà il futuro di Harry? Tutto questo nella parte finale di Harry Potter 7 e i regaletti del decesso. Ci vediamo il 31 ottobre, il giorno in cui tutto è cominciato.